Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma io direi questo ascoltandovi. Innanzitutto vorrei ricordare che in realtà il tema della migrazione, dei migranti, è sul tavolo europeo da troppi anni, direi, e da troppi anni è rimasto purtroppo irrisolto, soprattutto per egoismi e anche miopie di alcuni paesi europei. Ricordo anche che fu di Draghi del giugno scorso un passo in avanti importante sul tema proprio dell'accordo con la Francia sulla redistribuzione. Oggi noi come Partito Democratico, l'ha detto bene Elly Schlein ieri, che era tra l'altro anche lei a Bruxelles, chiediamo all'Europa un Mare Nostrum europeo che aiuti i soccorsi in mare, che salvi le persone ed eviti stragi come quella di Cutro, ma chiediamo anche un impegno per siglare innanzitutto accordi bilaterali con quei paesi come l'Egitto, come i paesi del Nord Africa, il Bangladesh, da cui questi migranti provengono, e infine Gaia, canali legali di accesso all'Europa, perché purtroppo i canali illegali di accesso all'Europa ci sono per assenza di canali legali, di canali formali, perché guardate, se noi non possiamo fermare le migrazioni, non possiamo fermare le persone che scappano da paesi dove ci sono le guerre, dove ci sono le carestie, e se li fermiamo, non li soccorriamo in mare, questi vanno lungo la rotta balcanica che noi conosciamo bene, dove ci siamo stati più volte. Quindi io credo che queste sono le tre cose da fare, per il PD sono tre cose chiare che si possono fare insieme, e io mi auguro che la Meloni, ecco, non isoli l'Italia, ma promuova con questi paesi, in primis la Francia e poi anche la Germania, un dialogo davvero costruttivo, perché se si va allo scontro, purtroppo, cosa che diciamo non mi auguro, se si va allo scontro non si porta a casa nulla, però, evidentemente. Però bisogna essere diciamo onesti a livello intellettuale su questi temi. Allora, la migrazione legale e quindi l'arrivo di persone in maniera legale è diciamo quello che noi diciamo da 10 anni, non lo diciamo oggi, con la differenza però che noi arriviamo al governo oggi e il Partito Democratico c'è stato per tanto tempo, e di migrazione legale e quindi anche di flussi legali il Partito Democratico non si è mai occupato, quindi cerchiamo diciamo di rimettere un po' in linea le cose, e che ci sia la necessità di fare gli accordi bilaterali per evitare che ci siano le partenze, questo è un altro dei temi che noi abbiamo sempre detto e che soltanto oggi arriva sull'agenda europea, perché il presidente Meloni lo ha portato sull'agenda europea. Quindi insistiamo e stiamo insistendo, ed è questa la novità che ha portato il presidente Meloni in Europa, proprio sulla necessità di fare degli accordi con i paesi di partenza e soprattutto di regolarizzare attraverso una normativa che il governo Meloni fa. Anche Minniti aveva fatto qualcosa in questo senso. Solo Minniti, e infatti diciamo non era uno dei ministri che è maggiormente che è stato maggiormente accolto dal Partito Democratico. Che voi state portando avanti con il Nord Africa sono eredità del governo Draghi, quello con l'Algeria sul gas, assolutamente, per dire, però no, cioè, l'idea io che è la Meloni punto, e ha cambiato, guardi, le regole dell'Europa, assolutamente no, cambiare le regole, diciamo, in Europa lo abbiamo detto prima, però non mi si può dire che la Schlein porta degli argomenti di novità sul tavolo europeo quando in realtà noi siamo all'opposizione, collega, forse no, non ti è ancora no, no, mi è chiarissimo, noi guardi, adesso siamo all'opposizione, mi è chiarissimo, e sta a voi governare, no, guardi, il problema guardi, è ma noi lo stiamo facendo, anche altri, bene, ti dico che noi quando è successo, scusa collega, prego, prego. Allora lo vedremo se lo state facendo bene, certo. Per ora sono solo chiacchiere, allora io ti dico che quando è successa la strage di Lampedusa, perché purtroppo queste stragi, quella accadono, di Cutro, certo, non è purtroppo l'unica, no, diciamo, unica, ma purtroppo ce ne sono state tante, noi abbiamo risposto alla strage di Lampedusa con Mare Nostrum, che ha salvato più di 100.000 vite in mare. Allora voi ci dovete ancora spiegare perché un barcone sovraffollato non è stato soccorso, questo ce lo dovete ancora dire. Guardi, gliel'abbiamo spiegato, no, guardi, però allora guardi, lo abbiamo spiegato che poi voi o non capiate, italiane, mi perdoni, dicono, allora scusi, le cose finisco, poi io l'ascolto. Prego. Ci dicono che un barcone sovraffollato va soccorso, cosa che voi non avete ancora
ancora fatto. Allora, siccome continuate a scaricare le responsabilità su Frontex, che ovviamente dipendeva dagli ordini della Guardia Costiera italiana, io vi dico che oggi è la Guardia Costiera italiana, non quella libica che fa gli accordi con i trafficanti, ma quella italiana che va rafforzata perché possa salvare vite in mare, cosa che voi ancora non state facendo. No, guardi, allora le rispondo e... probabilmente lei non ha seguito il dibattito che c'è stato in aula in tutto questo periodo, quindi dalla tragedia ad oggi. No, l'ho seguito bene, perché guardi, ci sono stati question time, audizioni, ci sono stati question time, audizioni del Presidente del Consiglio, audizioni del Ministro Piantedosi, nel quale è stato spiegato in ogni passaggio quello che è successo. Quindi delle due l'una, o non riuscite a capire la spiegazione, oppure artatamente non volete farlo e continuate a diciamo cavalcare quello che per voi è un tema di bandiera politica. Dopodiché mi perdoni, però io continuo a ritenere che accusare la Guardia Costiera italiana, cioè dei nostri uomini che rischiano la vita, non l'avete fatto. No, guardi, a quel punto stavo per intervenire, però un attimo prima, bisogna essere seri su questo dibattito. Volevo dire una cosa proprio per evitare di finire poi con chiedete scusa alla Guardia Costiera, poi parliamo la nostra del resto. Guardia Costiera, e questo è il pensiero dell'opposizione, noi io di questo ne sono stracerta. Il dato è, secondo me, che se comunque quella sera qualcosa non ha funzionato, quella notte, quella mattina, anche a livello personale, perché a volte capita anche che le responsabilità siano del singolo e non, diciamo così, di una... di un'istituzione o di una corporazione o comunque di una struttura che invece tutti noi ringraziamo ogni giorno perché salva persone ogni giorno, però è evidente che una responsabilità di qualcosa che non ha funzionato, anche forse solo personale di qualcuno che quella sera magari forse era in turno, che ne so, non lo so, però noi cittadini ce lo chiediamo. Il Presidente Meloni l'ha spiegato. Ecco, questo, cioè, senza Frontex ogni volta rimettere in ballo il fatto che noi siamo tutti d'accordo sul fatto che Guardia di Finanza, Guardia Costiera... Ma l'abbiamo fatto, tra l'altro. Il Presidente Meloni proprio l'altro giorno, parlando del Consiglio Europeo, ha dato tutti i numeri delle vite che sono state salvate negli ultimi mesi. Quindi non è che è un tema che vogliamo sfuggire, è solo che se continuiamo a rispondere, sono state fatte delle indagini, sono state fatte degli accertamenti, abbiamo tutte le risposte da parte di tutti i ministeri, poi se la risposta non piace non ci possiamo fare niente, la risposta è quella. Allora, fatemi chiedere a Chiara Albanese, That's Politica.